Unboxing. Bada boom. Questo è un vero freno. 220 millimetri, 3 millimetri e mezzo. Questo non lo uso. Che questo è pericoloso, potrebbe piegarsi, potrebbe non frenare abbastanza. Questo sì. Bello pesante. Il bordo esterno è verniciato di nero, anche i bordi interni. Tutto verniciato di nero. Questo raffredda molto bene, eh? Ora bisognerà fare la flangia per i fori, che il foro centrale è da 58, mentre l'interasse dei fori è 76-77 circa, 77-78. Laz X. Questo sicuramente frena, sicuramente robusto, sicuramente è quello che ci vuole. Forse è anche un po' troppo grande, perché questo è freno anteriore, questo è anteriore, mentre forse era meglio se prendevo il freno posteriore. La differenza è che il freno posteriore non era fatto così, non aveva il foro con i... Era molto più grande perché dietro c'è la corona e quindi il cerchio è più grosso, cosa che a me non va bene, perché avrei dovuto fare una flangia gigante. Invece questo è più piccolo, quindi secondo me meglio questo. Speriamo che non andrà a battere in terra, perché rimane molto vicino al terreno. Però le gomme sono grandi, quindi in teoria va bene lo stesso, visto che le ruote sono da 12 pollici. Dimenticavo di dire quanto l'ho pagato questo. 139 peso, 2,25 euro, quello più economico che c'è. Per questo ho comprato questo, a meno non c'è niente, questo è il più economico, va bene. E unboxing. Impacchettato molto bene. Molto impacchettato bene. Ah, meno male, c'è dentro le pastiglie dei freni già montate. Questo è un doppio pistoncino, quindi compatto ma molto potente, molto potente.
abbiamo anche il tubo, c'è già il tubo. Naturalmente è quello che costa di meno di tutti, ma hanno sbagliato a inviarmelo perché io non volevo questo. Questo è quello anteriore, mentre io ho acquistato quello posteriore che costa di più. E invece loro mi hanno mandato quello anteriore. Ora contatterò il venditore, vediamo di arrivare a un qualcosa. Bello perché guarda, c'è anche qua l'interruttore. Quindi la luce di stop posteriore la puoi fare facile, veloce. Il serbatoio non ha dentro olio, quindi è senza olio l'impianto. Però non vedo perché ho scelto quello posteriore e mi ha mandato quello anteriore. Va bene lo stesso, per il mio progetto, non mi cambia molto. Basta che attacco un pezzo di tubo, un bunkerino di tubo saldato al telaio, questa la infilo dentro, questa la taglio, faccio un foro qua, entro col filo e tirando il filo col pedale vado a frenare. Tra l'altro devo guardare se mi va bene sulla mia moto. Magari questo lo monto sulla mia moto. Devo guardare se la leva è uguale. Perché sulla mia moto si è sputtanato di brutto il freno, non frena più un cazzo davanti. Questo è quello più economico che si può acquistare. E io questo l'ho pagato. E quindi niente, il freno purtroppo me l'hanno mandato sbagliato, mi hanno mandato un anteriore, mentre io ho acquistato un posteriore con il serbatoio dell'olio, con un tubo più corto. L'ho provato sulla mia moto, la pompa, quindi la pinza, cioè scusate, la pompa e la leva vanno bene, perfette. Non c'è problema, sono intercambiabili con la mia moto. Il tubo, non lo so, non ho guardato bene, ma sembra anche che il tubo vada bene. L'unica cosa è la pinza dei freni sulla mia moto è montata a sinistra, quindi è un sinistro, mentre questo qua nuovo che mi è arrivato è un destro e quindi non si può montare, purtroppo. Peccato perché almeno avevo pistoncini, pastiglie nuove. Purtroppo non si può. Ora apriamo un altro pacco bello pesante. Non capisco perché acquisto una cosa e poi me ne arriva un'altra. Qua nelle Filippine sono svampiti, sono ubriaconi questi qua, si vede che sono sempre ubriachi, non capiscono un cazzo. Non lo so, fatto sta che mi arriva sempre le cose sbagliate, sempre. Sono un po' rincoglioniti. Dunque, ecco qua cosa c'è all'interno. Bada boom! Speriamo che questi sono giusti. E qua, veramente, sono proprio rincoglioniti. Quindi apriamo e verifichiamo. Bene, eccolo qua. All'interno c'è, ti danno addirittura anche già la brugola per andare a stringere i grani e andare a bloccare sul tubo il pezzo. Ti danno anche il cappuccio dell'ingrassatore, ma manca l'ingrassatore. Ah no, è dentro qua nella busta. C'è anche l'ingrassatore che va messo qua.
e poi c'è il suo cappuccetto qua che va a chiuderlo. Ok, vediamo se la misura è quella giusta. Io l'ho ordinato da un pollice. Adesso non ho sugli occhiali, ma è un 24. 24 e 7. Come fa a essere un 24 e 7? Qua manca un millimetro e mezzo. Mi metto gli occhiali, che è meglio. Dunque, il modello, questo qua è UPC 205. 205. Che monta cuscinetto UC 205. Ed ha un diametro di... No, adesso con gli occhiali ci vedo bene, 25. 25 mm e... Doveva essere 25,4 perché un pollice è 2,54. Quindi mancano 4 decimi. Infatti qua mi dà un 25 spaccato proprio. Quasi è 1. Mancano 3 decimi. Speriamo che questa mancanza di decimi non mi fa impazzire a infilare questo dentro l'albero, perché allora in quel caso andrebbe tornito leggermente l'albero, una carteggiata all'albero, se no questo non va dentro. Speriamo che si riesce. Eh sì, non è 25,4, 25 tondi. Va bene, pazienza. Adesso aspettiamo che arrivano i tubi che arrivano in... Ho comprato due pezzi da 30 centimetri di tondino da 25,4, quindi da un pollice. Sono quelli grezzi, per pagare leggermente di meno ho acquistato quelli grezzi, quindi volendo si può dare una passata e portarlo bello liscio in maniera tale che mi va a infilare bene, soprattutto nelle parti iniziale e finale del tubo, perché nel centro non me ne frega niente, tanto lì va saldato su un anello che tiene la corona e un anello che tiene il disco del freno. Basta, non c'è nient'altro a montare. Quindi a destra disco freno, sinistra corona, che devono ancora arrivare. Quindi per adesso è tutto. Questi quattro pezzi li ho pagati, è il prezzo più basso che si possono acquistare. Oddio, ne avevo comprati quattro da un altro venditore che tra un messaggino, una faccina, un emoticon e l'altra, alla fine non mi ha inviato un cazzo e l'ordine è stato cancellato. È andato in cancellazione automatica. Bell'idiota, complimenti. Ho speso 30-40 pesi in più, li ho comprati da un altro che pim pum pam mi sono arrivati veloci. Quindi Power Robby, Filippine, ecco qua, tre unboxing. Manca ancora qualche cazzatina e ci siamo e siamo pronti al montaggio tra poco, si spera.